com'è la situazione attuale della squadra? La squadra rosa è tutta a disposizione meno Morganella. Morganella sta lavorando, sta facendo però un lavoro prettamente atletico, con la palla ancora non l'ha toccata. Vediamo se domani riesce a toccare il pallone senza sentire dolore. Se questo succede, sarà a disposizione per martedì. Sull'11 iniziale hai già dei vicini o ancora qualche dubbio? No, insomma, la squadra è decisa, è la squadra che ha giocato con il Torino, solamente con Geller al posto di Morganella. Quindi come rientro di Pinati? Sì, perché ha giocato con Torino. Già che mi trovo la panchina e non facciamo il colpo. La panchina ancora non ci ho neanche pensato, sinceramente, però dai, non è che si discosti molto dalla solita, diciamo che viene Cubron come difensore con Centurione sicuro. Cubron viene. Non ti piace? No, ma oggi l'ho visto, c'era com'è oggi visto, non lo so. Cominciamo a fare il quello è il mio ruolo. Ho detto Centurioni sicuro, Parola sicuro, Gonzales, Rubino e penso Scavone. Ho un dubbio se portare un po' un incontrista ancora avendo due attaccanti. Questa è la panchina. Fede, è una panchina questa. Varese arriva a questo mezzo passo falso e avrà voglia di rifarsi, immagino, però chi ha voglia di rifarsi sicuramente non ha. Sì, ma io non credo che una squadra va a giocare solo se ha perso la partita prima, che abbia voglia di rifarsi o se ha pareggiato, mezzi passi falsi, no? Io non li chiamo questo, è il gioco del calcio, al calcio ci stanno tre risultati, tutto può succedere. Io penso che si affrontano due squadre che hanno una classifica ottima e che hanno voglia di far bene. Indipendentemente se vengono da vittoria, penso che venissero qui a giocare la partita alla stessa identica maniera, o avessimo vinto noi a Livorno avremmo fatto uguale, con la voglia di mettere in difficoltà l'avversario e di fare più punti possibili. Quindi indipendentemente dal passo falso, mi aspetto una squadra come lo è sempre stata in questo campionato e soprattutto in trasferta, molto offensiva, molto aggressiva, una squadra molto organizzata, fa buon calcio. E dovremmo essere molto bravi noi, molto pronti, anche noi cercare di essere miglior Novara, fare il nostro calcio e cercare di essere più concreti possibile. Ed essere bravi a non rispondere alle loro provocazioni, perché più di una volta comunque il Varese la mette sulla aggressività. L'aggressività è una cosa, le provocazioni di altri tipi possono essere altre valutazioni. Mi sembra che non siano successi incidenti nelle tre partite che abbiamo fatto in campo, che sia mai successo nulla di particolare, ci siano state, soprattutto in campo, nel rettangolo di gioco non è mai successo nulla. Ci si scontrano due squadre a viso aperto, il calcio è bello maschio, è bello intenso, loro giocano molto intensamente, anche noi dobbiamo giocare molto intensamente, molto aggressivi anche noi, rispondere, perché sono non le loro armi, anche le nostre armi, perché io penso alla mia squadra. A me interessa, al di là di aver dato il giusto merito e considerazione al Varese, quello che noi riusciamo a esprimere, e dobbiamo esprimerci al meglio, è il nostro potenziale, di quello che è il nostro modo di essere in campo e il nostro modo di giocare a pallone. Sarà importante anche i primi minuti di gioco, diciamo, un approccio che nelle ultime gare era un po' mancato per diverse ragioni. Beh, se l'approccio è come quello di Torino, cominciamo, perché sì, qua non è che cambiamo. L'approccio di gara, noi dobbiamo essere sereni, tranquilli, non abbiamo motivo di essere tesi, di avere tensioni particolari, se non
la determinazione, la concentrazione, la cattiveria calcistica adeguata che serve per fare la prestazione importante. Quindi sicuramente non dobbiamo sbagliare, non è solo l'approccio, è tutto, ancor meno l'approccio alla gara, chiaramente. E in questo caso se si sbaglia l'approccio è per tensioni, non è per poca concentrazione, esattamente il contrario. E invece dobbiamo proprio essere belli, convinti, sereni, tranquilli dei nostri mezzi.